Bene, signori, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Market Talk, mercoledì 6 marzo 2019. Mercati sempre alla ricerca della strada da seguire in un andirivieni abbastanza noioso ed estenuante di tentativi di scon risk off che però per il momento non portano a modifiche sostanziali dello scenario. I mercati sembrano, a livello chiaramente di rischio, sembrano decisamente un po' stanchi, un po' tirati. In un'innegabile fase di scon, quindi comunque in un'impostazione ancora rialzista. Nel pomeriggio c'è sempre qualche affondo short. Avete visto ieri la partenza al rialzo un po' del gold, poi si è fermato perché gli americani hanno iniziato un po' a recuperare. Insomma, c'è sempre questo doppio step operativo. Finché non arrivano gli americani, si sembra che parta una dinamica risk off per quanto di breve. Quando poi arrivano gli Yankees, partono male un po' anche loro, ma poi vanno sempre a raddrizzare le situazioni nel finale. Probabilmente questo tipo di situazione ce lo porteremo avanti ancora a lungo, in quanto sul tavolo delle, come dire, delle problematiche, delle dinamiche che possono influenzare il comportamento degli operatori e le loro aspettative, ci sono ancora tante cose, non ultima sempre la storia dei dazi, che il grande Donald orchestra, direi, con grande abilità. Ciò non toglie però che sul mercato ci si sta, i grafici si osservano, quindi delle opportunità bisogna andarle a cercare. Io continuo a lavorare sulle divergenze e vi vado a rappresentare quello che è un po' lo scenario intermarket di oggi. Allora, iniziamo col dare un'occhiata, direi, al DAX di Francoforte, perché probabilmente non ve ne sarete accorti, sapete che c'è un grande tam-tam negli ultimi tempi sul fatto che l'analisi tecnica funzioni o meno. Attività di marketing molto aggressive al riguardo e sapete anche come la pensa il sottoscritto. Per me l'analisi tecnica funziona, anzi strafunziona, e soprattutto le cose semplici, quelle non troppo complicate. Una delle dinamiche che mi hanno particolarmente colpito ieri è stato proprio il comportamento del DAX, a riprova del fatto che per quanto i mercati siano in una evidente fase di ipercomprato, sta di fatto però che appena c'è una piccola scusetta tecnica nel mio caso per comprare, i compratori arrivano. È successo anche 2 giorni or sono, la seduta di ieri lo sapete è stata in modesta accelerazione, però la cosa più interessante in un contesto chiaramente ipercomprato con una logica potenzialmente divergenziale, non vi sarà sfuggito che il minimo di 2 giorni fa, casualmente, quindi ritorniamo al concetto dell'analisi tecnica se funziona o meno, soprattutto quella basica, è stato un perfetto, davvero millimetrico pullback di questa trend line di resistenza che il DAX ha superato oramai da 4 giorni. Quindi molto interessante constatare, come vi dicevo poc'anzi, che con la minima scusa e alla minima opportunità di trovare un riferimento, in questo caso squisitamente grafico, per ritornare ad accumulare, per il momento gli operatori lo fanno. D'altro canto si palesa comunque una divergenza ribassista, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora a lungo. La cosa mi porta ad ipotizzare, essendo una divergenza ribassista su dinamica giornaliera, che una fase di correzione ci possa essere, che il DAX quindi proverà a testare la trend line portante, direi più significativa, quindi ad andare verso area 11.350 e di conseguenza per chi mi segue sull'azionario Italia, evidentemente sto provando a costruire una posizione short da qualche ora e tenderò ad accentuarla, vedremo poi i titoli. Mi piacciono molto alcuni bancari, ma sto aspettando delle conferme di breakout e di supporti dinamici. Mi piacerebbe entrare short su Mediobanca, su UniCredit, eccetera, eccetera, ma ve ne parlerò a breve nella parte dedicata appunto all'azionario Italia. Quello che vi volevo sottolineare è che lo scenario, prescindendo in questo momento da un'analisi dollaro, lo scenario è palesemente risk-on. E questi eventi, questi accadimenti, guardate con che precisione il DAX prima ha rispettato la resistenza fermandosi sotto la stessa per 2 giorni di seguito. Dopodiché, una volta breccata in gap up, è andato a ritornare a chiudere il gap, ma a fare qualcosina più di sotto, andando a ritestare la trend line. Zoom ancora, questo è il massimo dello zoom. Guardate, la trend line che viene dall'alto, la riconoscete, questa qui. Guardate come è stato preciso il DAX, test della resistenza, via, non ce la fa, test della resistenza, via, non ce la fa, apertura in gap up, e che cosa fa? Fa pullback preciso ancora sulla vecchia resistenza che ora fa da supporto e per il momento direi si mantiene assolutamente a galla.
Evidentemente il non allontanamento da questa resistenza pregiudica forse le possibilità di un allungo potente, ragion per cui secondo me in un contesto tecnico-grafico di questo tipo le alternative per gli operatori sono due. A, monetizzare gli utili long ove eventualmente ci fossero e stare poi fermi, perché comunque il mercato non è ancora short, è giusto dirlo. B, monetizzare sempre almeno una buona parte degli utili long e come faccio io probabilmente iniziare a pensare che il mercato possa regalare forse una dinamica correttiva abbastanza ampia che non andrà a pregiudicare il tono di fondo, non ci sono ancora gli elementi in tal senso per ipotizzare un'inversione dello stato dell'arte rialzista dei mercati, ma che probabilmente rappresenta uno spazio percentuale interessante e tradabile. Io sono bidirezionale, mi piace essere bidirezionale nel trading, ovviamente. E quindi tecnicamente lo sapete, sono pronto sia a servire al rialzo che al ribasso, allorquando ho una giustificazione tecnico-grafica. Spero abbiate apprezzato questo focus molto veloce, ma anche direi abbastanza approfondito sul DAX, perché vi testimonia la precisione di alcuni strumenti tecnici. Vi sento spesso parlare di strumenti poco liquidi. Sì, capisco che il mercato ha opportunità dappertutto, però di fatto poi gli strumenti più liquidi come il DAX, lo Standard & Poor's, l'Eurodollaro ci regalano sempre delle coincidenze grafiche straordinarie. C'è anche da aggiungere al concetto già espresso che il DAX ha fatto comunque anche un doppio massimo intermedio. Diciamo che se uno più uno fa due, il doppio massimo per quanto intermedio è una figura potenzialmente di inversione, la divergenza pulita è una figura di inversione. Beh, a questo punto io di comprare non ne ho voglia, ripeto, potrei non fare nulla, ma siccome sono un operatore, un trader e non un teorico, inizio a costruire una piccola posizione short con gradualità, ma anche onestamente con discreta fiducia ed aspettative. Evidentemente, se la base del ragionamento è questo doppio massimo e questa divergenza, qualora il DAX dovesse sfondare il doppio massimo, tireremo in barca perché a quel punto è molto probabile andare addirittura a cercare target più alti. Per il momento propendo per la prima ipotesi, quindi per un DAX che gradualmente vada a impattare questa trend line di supporto dinamico, che secondo me è davvero il target logico delle figure, della figura tecnica che si sta in questo momento disegnando. A questo punto cerchiamo se ci sono conferme sul fronte intermarket. È lo strumento probabilmente più adatto per darci un esito coerente o meno in questo senso, prima del dollaro, è il gold. Il gold, come sapete, ha osservato una discesa molto profonda negli ultimi giorni, li guardiamo in parallelismo, e da qualche ora mi piace sottolineare che il gold, eccolo qua sulla vostra sinistra, per il momento lo mettiamo in full view, che il gold è sceso su divergenza ribassista in H4 e potenzialmente sta tentando di invertire in divergenza rialzista. Evidentemente è un tentativo di inversione, lo vedete anche dalla candela di oggi. Non facilissimo, anche perché un via libera ad un evidente apprezzamento del gold, riapprezzamento del gold, può arrivare solo con un contesto di un dollaro molto più debole, e non lo è, e soprattutto di un azionario che di conseguenza inizia a correggere. E abbiamo appena visto che di correzione per ora, almeno non in maniera strutturale, non se ne parla. C'è da dire che la divergenza è carina, simpatica, io la sto tradando, lo sapete, l'ho postato. Non sono una di quelle persone, a me, io continuo a vedere, mi fa impazzire tantissimi colleghi che postano sempre dopo cosa hanno fatto, no? Chiaramente a caccia di polli. Ogni tanto postate qualche operazione in anticipo, no? Schieratevi, posizionatevi, anche perché nello sbagliare un'operazione, allora quando c'è un ragionamento logico e concreto, non c'è nulla di cui vergognarsi. L'importante è che un cosiddetto professionista riesca sempre a giustificare quando guadagno, quando perde, un piano logico e un piano coerente. Io sto ipotizzando che il gold vada ad invertire di nuovo al rialzo. Questa ipotesi chiaramente va di pari passo con il ragionamento appena esposto sull'azionario, che credo possa prendersi una pausa, e quindi non mi dispiacerebbe, lo saprete, se andrà bene, lo saprete,
vedere un Gold che riaccelera verso l'alto, verso zona 1305-1300 tondi, dove probabilmente realizzerei un ottimo guadagno e sarei più che soddisfatto. Evidentemente la voglia di assecondare questa divergenza c'è. Probabilmente l'hanno vista in tanti, troppi, quindi c'è stato un movimento abbastanza aggressivo negli ultimi giorni da parte dei retail di andare a posizionarsi sul mercato, quindi una figura un po' troppo scontata, di fatto diventa un po', in questo momento, lo vedete, scalcia un attimo, mettiamola in questo modo, però a mio parere, se andiamo a confrontare le due logiche, ci sta tutta. Cioè, se è vero e se ho ragione che il DAX si prende una pausa, intendendo per il DAX l'azionario, è altrettanto vero che il Gold questo rimbalzino ce lo può fare. Fra le altre cose, ambedue i grafici presentano una correlazione negativa, come logica vuole che sia, a livello divergenziale, perché evidentemente, così come il Gold è in divergenza rialzista, il DAX è in divergenza rimbalzista, ai posteri largo la sentenza. Evidentemente stamattina, o meglio anche ieri, il Gold aveva tentato un bel allungo, ritornando verso l'area 1290, adesso arretra di 3 dollari oncia. Sappiate però che la partita si sta per giocare, perché questa è la Zero Line SCI e molte volte la perforazione di questo livello tecnico porta ad essere effettuata con una candela molto ma molto violenta. Quindi tecnicamente parlando, occhio, occhio a questo. Fra le altre cose di questa divergenza sul gold, su cui c'è da dire doverosamente, ringrazio Vincenzo che dice ci metti sempre la faccia, vai avanti a testa alta. Sì, ti ringrazio, anche se non paga molto nel nostro mondo perché è diventato un mondo autoreferenziale, no? Non so se ci fate caso, ma si sono creati comunque dei gruppetti autoreferenziali nel nostro settore, nel mio settore, in cui ci sono sempre applausi a mano aperta, a mani aperte fra le stesse persone che poi si organizzano i corsi, si fanno le trasmissioni e quant'altro. Di contenuti pochi o niente, però di autoreferenzialità tantissima. Prescindendo da questo, un episodio che è successo anche ieri e non mi va adesso di entrare in dettagli pratici, e aver visto un collega abbastanza bravo e che peraltro stimo molto parlare di questa divergenza, chiaramente senza, ancora una volta, senza neanche lontanamente pensare di nominarmi. Però questa è, ho visto anche dei video fatti da famosi broker in cui c'è il CCI a 20 sul typical price, eccetera, eccetera, però anche in quel caso mezz'ora, 45 minuti di chiacchiere sulle divergenze e la citazione, mettendo magari anche solo le due iniziali di nome e cognome, manco a pagarlo. Ma così è, e questo è il nostro settore. Ritornavo a dirvi che in effetti questo mondo delle divergenze è molto interessante, non è infallibile. Ma dal punto di vista pratico, questa divergenza short sul gold, anche in questo caso Vincenzo mi darà il gatto, segnalata diverso tempo fa e con largo anticipo, ha dato davvero a tanti, devo dire, grandi soddisfazioni perché poi l'ho potuto constatare attraverso molti messaggi pubblici e privati. Come giustamente sottolinea Massimo, e sono d'accordo, il problema della partenza di un gold in quest'area è che è un'area tecnicamente neutrale. Cosa intendo dire? Che se è vero che in H4 c'è divergenza rialzista, è altrettanto vero, altresì vero, se preferite, che dal punto di vista squisitamente statistico, scusatemi, grafico, qui non è che ci sia un granché. Cioè, perché deve rimbalzare adesso? Onestamente, solo perché vedo l'azionario potenzialmente un po' stanco e perché vedo la divergenza in H4. Altrimenti, come giustamente sottolinea Massimo, ragazzi, guardate qua. Il vero livello supportivo statico più volte tradato del gold, purtroppo, lo dico purtroppo per me, è più in basso, perché chiaramente se il gold decide di completare questa figura e di fare riferimento a questo livello, tecnicamente parlando, evidentemente io perdo la candela di setup e mi devo stoppare, no? Quindi ho un po' di timore di questo livello. Evidentemente è un qualcosa che considero, è un qualcosa che osservo. E sto vedendo come si evolve la situazione. Di fatto, se ci fate caso, perché guardo questo livello, che è un'area 1275? Perché una, due e tre volte l'ha presa. Ora, che la vada a prendere la quarta per poi partire, io non lo so, ma di fatto, se guardo la zona prezzi attuale, una zona abbastanza neutrale, ho provato anche a dare una caratterizzazione a questo livello prezzo con Fibonacci. E ahimè, purtroppo non l'ho trovata, nel senso che non riesco a trovare una giustificazione ad una
inversione immediata su questi livelli, se non la mia adorata divergenza H4. Quindi penso di avervi dato una panoramica abbastanza efficace delle cose. Funziona la divergenza, ma non da sola. Se a livello intermarket il DAX scende, questa divergenza verso area 1302-1303, secondo me c'è. Ci arriva. E in area 1302-1303, come Massimo sta scrivendo, non c'è solo la trend line di resistenza master, diciamo così, dove io onestamente porterei a casa senza indugio se ci arrivasse. Ma come potete notare, parlando ancora di zone statiche di prezzi, quindi zone lavorate, che io non adoro, però non è che posso disconoscerle, in questa zona c'è anche questo 1300-1302, peraltro zona anche psicologica molto lavorata. Quindi se ci fosse un disegno perfetto, che si vedono di solito solo col senno del poi, ma ne parliamo prima, questo è un target point che ci starebbe tutto in questo tentativo di inversione. Ok? Quindi tecnicamente parlando, questo è il mio pensiero modesto sui mercati risk-on, risk-off. Quindi, se è vero che l'azionario è un po' stanco e può mollare un po' la presa, cosa che non sta succedendo, il buy long sul gold potrebbe funzionare. Viceversa, verranno violati i minimi di setup e bisogna tirarsi fuori e riprendere lo stesso ragionamento, magari più in basso, su questa zona statica di cui vi sto parlando. Attenzione a parlare poi di stop, target e via dicendo, perché se si usa la leva corretta non è mai un problema. Cioè, se alla fine dei conti avete una leva adeguata, io lavoro con bassissima leva, ragion per cui forse vi trasferisco la mia serenità nel fare trading. Io quando entro su un cross, su un simbolo, ci accumulo leva 0,5, 1 del conto che ho, non vado mai oltre perché faccio diversificazione. Sull'azionario addirittura sapete che lavoro per decimi di leva, quindi fatto 100 investo un 10% in ogni operazione. Questo permette di osservare e anche di provare, perché a volte dicono: Pietro, ma stai provando questa operazione? Manca, certo, posso provare le operazioni perché lo faccio chiaramente con un approccio di leverage molto prudenziale, quindi posso, tra virgolette, divertirmi a cercare opportunità ogni giorno. Su Fibonacci, Riccardo, ti confermo che sul gold non c'è nulla. Michele mi dice: ma se il gold dovesse scendere fino a livello successivo, invece che farti stoppare, non potresti aggiare fino al supporto vero e poi lasciare il long? Ma io non sono per il concetto per la complicazione operativa. Se il setup su cui sto lavorando viene meno, io mi stoppo, mi aspetto un altro e rifarò lo stesso ragionamento. Perché aggiarmi, regalare commissioni al broker e via dicendo? Io sono qua per fare soldi, non per far felice il mio broker. Quindi se il setup viene meno, mi stoppo, quando arriva qui sotto, se c'è un buon rimbalzo, magari ci riprovo, oppure non farò nulla. Ma ripeto, non guardo mai la singola operazione. La maggior parte di voi si concentra sempre sulla singola operazione, cioè vede come successo o fallimento della sua attività l'ultima operazione che ha fatto. Io me ne frego, io faccio decine di operazioni al giorno, quindi figuratevi se posso stare a ricordarmi di quelle belle e di quelle brutte. Fanno parte del grande calderone, che poi ha un solo giudice imprescindibile, che è il saldo finale alla fine del mese, alla fine del trimestre, del semestre, alla fine dell'anno. Centinaia di operazioni, l'importante è che il conto cresca senza complicarmi la vita. A questa panoramica Intermarket, i due cavalieri li abbiamo già visti, andiamo a vedere gli altri due signori che cosa stanno combinando e vediamo se ci restituiscono anche loro una logica di coerenza. Diciamo subito che il ragionamento per cui mi aspetto una potenziale correzione dell'azionario e un potenziale chiaramente rimbalzo dei beni rifugio come il gold è supportato ancora una volta anche da una divergenza sul daily del dollaro yen. Quindi io Nunzio Vobis che nella distribuzione della leva e delle operazioni oggi ad esempio sono short anche di dollaro yen. Funziona, non funziona, non lo so, però è il terzo elemento della nostra analisi che depone, eccolo qua, a favore di un rallentamento del rischio, quindi un DAX in doppio massimo e divergenza, una bella divergenza di bassista sul dollaro yen, quindi dollaro potenzialmente venduto. Se queste due funzionano, tecnicamente parlando, questo signore dovrebbe salire. Evidentemente, però, i grafici del dollaro yen, come di tante valute, con la famosa porcheria di inizio anno, sono stati sporcati. E quindi si fa davvero una grande fatica. C'è da evidenziare che forse, anche se una tantum, non in maniera molto precisa, il dollaro yen, una piccola zona di resistenza, ieri l'ha trovata.
Dico questo perché in effetti ieri un po' di debolezza sul dollaro yen era partita, non la percepite in daily, ma vi posso garantire che su time frame più bassi si riesce a vedere. Vuoi che questa resistenza funzioni? Se funziona, porterà un arretramento, eccetera, 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 eccetera. Per il momento, come vedete, riparte la seduta europea e la fase di decelerazione, questo è un H1 che ieri aveva caratterizzato il dollaro yen, va un attimino a scemare. Quindi sembra quasi che si rimandi ancora una volta il giudizio e la valutazione all'arrivo degli Yankees. Questo è il mercato, purtroppo, non siamo noi che possiamo inventarci visioni alternative. Ultimo tassello dell'Intermarket, sicuramente il nostro euro-dollaro, su cui nel breve, lo dico subito, sto tentando divergenza rialzista al rialzo. È un H4, ecco la divergenza, credo la vediate tutti. Non sono ancora entrato perché chiaramente sto aspettando il breakout dell'area di resistenza dinamica e quindi tecnicamente parlando, allora quando, ma ripeto, questa è pura e spero onesta speculazione, dal punto di vista pratico, questa è una divergenza rialzista in H4, fa un po', mi sembra abbastanza ben logica e correlata col ragionamento fatto fino ad ora, in verità un po' lungo, spero di non avervi annoiato. Ma dal punto di vista pratico, se l'euro riesce a breccare questa resistenza, un potenziale a lungo verso l'alto potrebbe regalarlo e ritorniamo ancora una volta poi al discorso di coerenza, perché se è vero, eccoli qua, che l'euro ha una propensione nel breve a rimbalzare, il dollaro yen ha una propensione un po' più nel lungo con divergenza ribassista, il DAX ha divergenza ribassista. A questo punto sapete qual è l'allineamento dei quattro cavalieri. Coerentemente, i soldi dall'euro, dal dollaro yen al ribasso dovrebbero arrivare. Vi ho quindi dichiarato le mie posizioni attuali. Sono in buona sostanza sull'azionario Italia moderatamente short, senza segreti. Sto tentando di costruire per la seconda volta. Ho già liquidato inutile e ora sto rientrando proprio in questi minuti. Una posizione long sul gold e una posizione long sull'euro-dollaro e sto anche tentando, ma scalcio, perché sono 2 giorni che ci sono su, senza grandi risultati per il momento, di costruire una posizione short sul dollaro yen. Quindi per quanto riguarda l'azionario sono moderatamente ribassista, ma senza ignorare che il trend è long. Per quanto riguarda Forex Indice and Commodities, provo long d'oro, provo long euro-dollaro, provo short dollaro yen. Tutto qua, questo è il mio stato, spero, di posizionamento, lo condivido volentieri con voi. Claudio mi fa una domanda, qual è il capitale corretto minimo per ottenere risultati soddisfacenti? È una domanda che nessuno ha mai il coraggio di fare. È chiaro che tu questo è soggettivo, vorrei una dritta da un esperto come te, ma il concetto di capitale corretto minimo è come tu lo leghi giustamente ai risultati soddisfacenti. Purtroppo, non è che non si voglia rispondere. Cos'è soddisfacente per me? Non lo è per te e viceversa. Il concetto di soddisfazione personale è strettamente legato allo stile di vita. Quindi se per me, che vivo a Lugano, che è costosissima, ma perfetta, pulitissima, efficacissima, efficientissima, mi servono, faccio un esempio, 5.000 euro al mese, evidentemente se non ho un conto a disposizione di almeno 100.000 non posso sperare di farcela. Se viceversa vivessi in Italia probabilmente pagherei più tasse, ma mi potrebbero bastare 2-3 mila euro e via dicendo. Quindi il concetto di soddisfazione va legato come dire, al proprio stile di vita. In ogni caso, io credo che un buon trader debba avere come target mensile la speranza, chiaramente alcuni mesi ci riuscirà in eccesso, altri in difetto, di portare a casa dal 2 al 4-5% al mese. Io lavoro ogni mese con questo obiettivo. A volte ci riesco, addirittura in eccesso, altri meno. A gennaio ci sono riuscito, a febbraio no, a marzo vedremo. Evidentemente poi alla fine dell'anno un approccio di questo tipo dovrebbe portare a realizzare delle performance che sui titoli di Stato non esistono, anche se chiaramente vanno realizzate poi con una leva molto ma molto sotto controllo. Lo ripeto, vi sembrerà strano, sono 30 anni che faccio trading e quando ho perso i soldi li ho persi sempre per la leva. Quindi io oramai sono diventato non troppo morigerato, però mi piace lavorare con leve controllabili, quindi a me fanno ridere quelli che dicono ma con ESMA leva 30 io non ce la faccio, mi serve la leva a 400. Ragazzi, io ne uso 5 di leva da 10-15 anni e sono qui tranquillo e sereno a guardarmi i mercati.
Evidentemente chi cerca leva non ha abbastanza soldi, evidentemente prima o poi purtroppo commetterà un passo falso. Quindi la domanda di Claudio è bella, molto bella. La mia risposta è, per quanto mi riguarda, in base alla mia esperienza, lavorando con delle leve adeguate, l'obiettivo di un trader deve essere di fare il 5%, ad esempio, diciamo, al mese, come media, ottimale, il che vuol dire fare il 50-60% all'anno. Non potete pensare oggettivamente di fare di più. Non potete oggettivamente pensare di fare di più perché bisogna riconoscere, avere l'umiltà che se noi fossimo capaci tutti, ora che siamo qua, siete 75 oggi collegati, di fare più del 5% al mese, ci sarebbe da domandarci perché siamo qui a fare i webinar su Facebook. Quindi è davvero già tantissimo e può essere un obiettivo. Può essere un obiettivo che, ripeto, a volte verrà centrato, a volte meno. L'importante è centrarlo con equilibrio nel posizionarsi, perché se poi lo volete centrare con pochi soldi e molta leva, prima o poi il conto lo azzerate. Questo è un dato di fatto, è storia. D'altra parte avrete notato, e c'è anche nel nostro banner iniziale, per legge, c'è anche scritto, la legge oramai prevede che sia scritto, vedete, il 74,8% dei conti retail subisce delle perdite. Quindi domandiamoci poi perché noi dovremmo riuscire a fare facilmente il 5% quando l'80% delle persone non riesce a rimanere attiva. Quindi ci vuole umiltà in tutto, e credo nel trading ancora di più. Tutto qua. Quindi un'adeguata capitalizzazione, sicuramente, oppure, se non in presenza di adeguata capitalizzazione, un adeguato money management, cioè lavorare con anche pochi soldi, ma con un approccio metodologico e con utilizzo della leva e del rischio davvero da professionisti, perché vi posso garantire che se poi questo approccio professionale si riverbera in un equity line persistente nel tempo, i soldi in un modo o nell'altro li troverete. Li troverete, arriveranno e potrete aumentare la vostra soddisfazione. Il problema è che molti cercano la strada veloce. Metto 1.000 euro, cerco di farli diventare 10.000 e poi raccolgo soldi. Quello è culo. E culo vi mangerete quei soldi e quelli di chi ve li affida, sicuramente. D'altra parte, bravo Massimo, i migliori gestori al mondo, guardatevi le statistiche sul Sole 24 Ore che ci sono ogni giorno, fanno il 15% all'anno. Non potete puntare di più. Io quest'anno ho fatto il 15%, per fare un esempio pratico, io quest'anno ho fatto il 15% sull'azionario e ho fatto un 22-23% sul Forex. Ok? Però attenzione, sull'azionario c'è l'80% del mio patrimonio e il 22-23% va poi a rapportarsi al 20% investito. Quindi alla fine dei conti ho portato a casa un 18 e qualcosa per cento, di cui sono ben felice. Con un rischio, come vi ho detto, che rispetto al passato è molto, molto più controllato. Va bene, troppa teoria, anche se vedo che desta il vostro interesse, va bene, ci mancherebbe. Un altro asset che dobbiamo guardare è sicuramente il petrolio. L'altro giorno, guardando questo supporto e guardando che l'azionario non mollava, ho provato ad esempio un rapido buy long su Eni. L'ho chiuso ieri, non perché su Eni siano venuti meno i presupposti grafici, lo dico subito, ma perché oggettivamente non vedo quella reattività abituale del petrolio in occasione dell'impatto su questo dinamico. Fra le altre cose, è in logica divergenziale ribassista, e quindi ieri Eni con un più, poca roba davvero, più 1,13, l'ho tirata via dal portafoglio. Mi aspettavo di più nell'immediato, voleva essere un posizionamento veloce, non è arrivato, via. A casa, ci pensiamo alla prossima, peraltro anche con un modesto guadagno. Bolli e tasse li abbiamo pagati. Quindi sul petrolio, attenzione a questo supporto dinamico perché evidentemente per il momento non c'è reattività, il che fa pensare che possa essere sfondato al ribasso, portandosi dietro chiaramente tutto ciò che è correlabile in un senso o nell'altro. Detto ciò, e constatando che vedete il gold dopo aver fatto 1290 ritorna a 1285, quindi disegna candela nera. D'altra parte fateci caso, vedete il concetto di correlazione? Metto tutto in H1, così vi rendete conto di quanto questa correlazione di cui vi parlo nel lungo abbia poi una chiara valenza nel breve. Guardate nell'immediato in H1, DAX che rimbalza dai minimi di apertura, Gold che coerentemente si allontana dai massimi di apertura, dollaro yen che rimbalza dai minimi di apertura, euro dollaro che retrocede dai massimi intraday. C'è coerenza? Nel brevissimo, assolutamente sì. Questo dice il mercato.
D'altra parte, non so se ce l'ho ancora questo grafico, no, l'ho fatto vedere ieri nell'Academy, era simpatico. No, non ce l'ho, se no vi avrei fatto vedere una cosa simpatica che ho mostrato ieri nell'Academy su come usare i superstrand di Instagram per fare analisi intermarket. Anzi, visto che sono le 10:08, ve lo faccio vedere. Guardate, se è vero che il superstrand può essere ad esempio un misuratore di direzionalità, noi possiamo costruire facilmente ed è un indicatore che distribuirò durante l'Academy Intermediate, quindi sarà a vostra disposizione, formato farina, eccolo qua. L'indicatore è un disegno in forma di istogrammi, chiaramente il posizionamento del super trend, eccolo qua. Io posso farmi un veloce contesto intermarket dando chiaramente lo stesso multiplier a tutti, quindi metto per primo il dollaro yen, io oramai lo faccio a occhio, quindi non ne ho più bisogno. Ed ecco il dollaro yen che mi dice che in questo momento in H1 il super trend 3.0 è long. Poi vado a portare il secondo e gli dico che questo è l'euro dollaro, sempre 3.0, e il computer mi restituisce che il super trend sull'euro dollaro è short. Poi mi porto anche il DAX, sempre 3.0. Mi dice che il DAX è short in H1 3.0. E infine mi porto il gold, scusatemi, quindi i famosi quattro cavalieri, sempre con 3.0, XAUUSD. Underscore STP. Al di là della valenza più o meno evidente che possa avere, è molto interessante. Sì, passo tutto io. È molto interessante constatare, dimenticandovi il grafico e ricordandovi quali sono gli asset che abbiamo appena messo, che se io adesso porto questo grafico su una dinamica M5, no? Quindi devo aggiungere il nome del simbolo. Vi ricordo che il primo è il dollaro yen, il secondo è il DAX, il terzo è l'euro dollaro, il quarto è il gold. Ok? Se io porto tutti in M5, posso verificare o meno la coerenza dei movimenti attuali. Anche in M15, eccoli qua. Fateci caso, il gold è diventato rosso, l'euro dollaro è diventato rosso, il DAX è diventato verde, il dollaro yen è diventato verde. E quindi qui è verificata in tempo reale, cambiando i time frame anche sul medio, breve, brevissimo e lungo, cosa sta succedendo. Io molte volte questo grafico a 5 minuti addirittura lo tengo perché mi aiuta a vedere cosa sta succedendo. Evidentemente bisogna stare attenti a dare il giusto setup al super trend. Sapete che il super trend va ottimizzato a seconda dello strumento su cui lo volete utilizzare, però vi dà una chiave di lettura abbastanza interessante sulla coerenza o meno di quello che stiamo osservando a livello intermarket. Funziona anche sul minuto, eh. Guardate, da qualche minuto, bellissima questa cosa del minuto, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, da 7 minuti l'euro è short, il gold è short da più tempo e da 5 minuti il DAX ha girato long e il dollaro yen è rimasto long. Quindi c'è coerenza in questo momento sulla dinamica. Ogni minuto verrà rifatto questo allineamento e potete vedere che cosa succede. Ok, detto ciò, questa era una cosa simpatica che però davvero vi dà il battito del mercato, no? Il battito proprio del mercato. Questo addirittura su un minuto, evidentemente le situazioni che ci piacciono sono quelle come quella attuale. Questa attuale è una situazione di grande correlazione, intermarket nel brevissimo. Si può quindi vedere quando uno dei quattro asset cambia colore, se gli altri nel giro di 1 o 2 barre si allineano e quindi se c'è un tentativo, questa è una forzatura voluta a un minuto, ma se noi mettiamo la dinamica giornaliera ci viene restituita coerenza. Guardate, questo è il daily, dollaro yen long, DAX long, euro dollaro short, gold short. Chi di questi quattro cambierà per primo il prossimo colore? Perché poi più o meno con una certa velocità gli altri si dovrebbero adeguare. Lascio a voi le dovute valutazioni e poi le vedrete con calma. Okay. Ricordatevi che questo sarà uno dei contenuti premianti dell'Academy Intermedia che parte lunedì. Ieri ho presentato la prima parte, domani presenterò la seconda. Ho parlato di questi aspetti ieri dell'expert trend line
con le trend line e il super trend. Ho parlato di tutte queste cose. Guardatevi se non avete visto la registrazione, ma soprattutto la prossima puntata, che sarà domani o forse venerdì, forse cambio la data, intanto vi inizio a dare il link, sarà sicuramente importantissima perché presenterò anche l'expert sulle divergenze e il relativo indicatore. Ecco, adesso vi sto mandando il link per registrarvi alla seconda puntata. Probabilmente la sposto a venerdì perché domani ho un impegno personale, però mi auguro vogliate seguirla. Registratevi, anzi, se mi date il tempo, sposto direttamente a venerdì la seconda puntata, così quando vi registrate, sempre alle ore 16. Lo sapete già. Ok, quindi si farà venerdì e non giovedì alle ore 16. Ok? Sì, questo webinar è registrato. Mi chiede Max se questo webinar che ritiene molto didattico è registrato. Vi ricordo che tutti i webinar che facciamo sono registrati. Se andate su purpletrading.it, nell'area video lo trovate. Quindi non ci sono problemi. Vi ricordo purpletrading.it video. Fra qualche minuto nella zona Market Talk apparirà anche questa registrazione. L'ultimo è stato fatto il 4 di marzo. Ctrl-C, anche in questo caso rimetto l'area video, Ctrl-V, così potete andare a dare un'occhiata. Va bene, detto questo, adesso ho poco tempo, quindi andiamo a vedere sicuramente che cosa ci racconta l'azionario Italia, anche se vedo appunto che il movimento di rimbalzo del dollaro yen è sempre più forte. Quindi si sta ripristinando un clima propedeutico al rimbalzo di Piazza Affari. Questa è stata come si è presentato stamattina, Piazza Affari. Andiamo a vedere che cosa sta combinando adesso. Connettiamo la piattaforma, così abbiamo salvato un po' di risorse. Il motivo per cui ieri iniziavo a dire costruisco un po' di short è sempre un motivo logico. Poi che funzioni o meno, magari lo potessi sapere. Paolo mi dice. Sì, che c'è il webinar con Garlando nell'area video, però lo trovate nell'area video della. Strano, non c'era? Ricordamelo a fine webinar, Michele, vi posto il link direttamente. Stavo dicendo, dal punto di vista pratico, sul FTSE MIB vedo una potenziale divergenza ribassista, l'apertura di oggi è stata in breakout della divergenza stessa. Ragazzi, un attimo, adesso vi do anche questo video, mi fate completare questo passaggio, per favore, ve lo metto a disposizione il video, non c'è problema. Dal punto di vista pratico, quindi c'è stato un breakout, almeno in apertura di questa area di supporto dinamico intermedio, che avrebbe e dovrebbe spingere, nel stesso ragionamento fatto per il DAX, il mercato almeno verso il relativo supporto inferiore, quindi zona 20.250 circa, 20.200. Per il momento vedete sta rientrando, per quanto le banche rimangano pesanti. Io avevo un posizionamento su Atlantia da cui oggi sono uscito in stop out, ho però tre titoli che promettono molto bene al ribasso, di cui due bancari e un industriale che peraltro oggi scendono tutti e quindi sono comunque moderatamente soddisfatto. C'è da dire che per quanto ci sia una bella configurazione tecnica propedeutica a un ribasso, dal punto di vista pratico, come vedete, di spinta per il momento non ce n'è. C'è da anche da evidenziare, barra sottolineare, che da qualche ora le banche iniziano a perdere terreno. Quindi se sul mercato non parte rotazione settoriale, quindi se non entra la galassia Fiat e Company, faccio un esempio, a sostenere il listino, scendiamo. Anche sulle banche, come vedete, questo è il FTSE settoriale, c'è una bella divergenza ribassista, il che evidentemente vi giustifica per quale motivo sto ragionando un po' da ribassista. Per me, se ci sono soldi da fare nell'immediato futuro, sono al ribasso. C'è molto più spazio al ribasso, ovviamente, che al rialzo. E quindi la mia attenzione, sono molto attirato dall'ipotesi di un ribasso. D'altra parte, io voglio fare soldi sul mercato e non teoria. E mi sembra che al ribasso potenzialmente sembrerebbe ci sia più spazio in questo momento storico. Detto ciò, guardiamo velocemente migliori e peggiori. Il migliore di oggi è ancora una volta Saipem, straordinario, 4,75. Il supporto dinamico di sostegno rimane sempre ipotizzabile in zona 4,35-4,40. Rimbalza finalmente Fiat, 13,10. Lungi dall'essere, come dire, uscita da questa zona di congestione, però evidentemente in un mercato che oggi, almeno per il momento, vede il settore bancario rallentare, è una notizia.
Attenzione a Fiat perché, cancellando questa evidenziazione, il triangolo è questo, molto preciso, molto regolare, quindi ricoperture anche importanti potrebbero esserci con un breakout di area 13 e 26, 13 e 27 e viceversa sotto 12 e 73, 12 e 70, scusatemi, si riprende a scendere. Quindi occhio a questo triangolo che potrebbe anche essere esplosivo, evidentemente dal punto di vista dal punto di vista plastico ha una propensione a creare un breakout in questo momento potenzialmente rialzista. C'è poi Atlantia su cui vi ho appena detto, avevo tentato, eccola qua, ha chiuso il gap o quasi, quindi occhio con apertura rialzista. C'è poi Enel che rimane sempre solidissima ed è andata a fare, avevamo segnato questo nuovo massimo relativo quassù da tempo e l'abbiamo raggiunto anche oggi. Sempre trend rialzista con indebolimento sotto 5,25. C'è poi Azimut che è una candidata allo short stante la divergenza, ma secondo me vuole andare prima a completare il target in zona 14. Quindi è vero che c'è la divergenza, però è altrettanto vero che in un movimento rialzista così pulito, probabilmente questo box verrà completato, il che forse farà sparire la divergenza, ma non è che bisogna farle per forza le operazioni. Dal punto di vista pratico, concentrandoci sull'immediato e sul breve, si tira un supporto dinamico su questo tipo e si dice finché Azimut non molla area 13, per ora è un long. C'è poi Brembo, più 0,78, molto volatile. Il giochino sugli 11 l'abbiamo fatto una volta, peccato non averlo rifatto, perché questo pullback sta lavorando alla grande. C'è poi Exor, che l'asse Fiat più rimbalza e meglio è, perché io ho intenzione di posizionarmi short di portafoglio su Exor. Non so ancora quando, per ora non ho iniziato. C'è poi Ferrari più 0,69, anche qui c'è una grande divergenza ribassista, però evidentemente bisogna rompere il supporto per innescarla, quindi ne riparleremo. Telecom Italia in recupero dallo scantinato di casa, è una dinamica rimbalzista interessante. Chiaramente non riporterà Telecom come qualcuno vorrebbe. Sono stato accusato di aver fatto un articolo un po' pesante su Telecom, allora quando ho detto i 10 euro operazione non li vedrete mai più perché l'azienda non è più la stessa. La gente si incazza, cioè intanto sta rimbalzando. Sì, ok, vi sta rimbalzando da 0,45 a 0,55, ma i 10 euro operazione non li vedrete più. Dispiace, ma è così. Rimbalza bene, supporto dinamico di tenuta 0,53 e divergenza ribassista all'orizzonte, come su tanto, anche Tenaris va bene e via dicendo. Fra i negativi, che sono potenzialmente quelli che mi interessano di più, Prismian, il giochino lo ha rifatto. Peccato che Prismian non abbia ritoccato la trend line di resistenza su cui abbiamo fatto un bellissimo gain al ribasso pre-gap down, perché se l'avesse ritoccata ci avrei riprovato, però non è arrivato. Amplifon meno 2,32, non me ne può fregare di meno di questo titolo. Campari ha rotto un supporto dinamico portante importante, quindi attenzione a Campari perché questo è un breakout interessante e se ci fate caso caratterizzato da divergenza ribassista. Quindi per un po' forse bisogna diventare conservativi su Campari. STM meno 1,29. Anche qui vedete ho messo un alert. Se buca area 14,30, 14,40 per me è uno short. C'è la divergenza e sta per rompere anche la zero line. Quindi se fossi un rialzista tirerei i remi in barca. Non dico che bisogna andare short, però probabilmente vi accontenterei al momento. Peraltro faccio notare che si è fermata magicamente su 38,2 di Fibonacci. C'è poi UniCredit su cui ho davvero l'acquolina in bocca, perché se si conferma debole oggi, quindi sotto area di supporto, vado short. La divergenza c'è, vado a mettere il terzo bancario in portafoglio, però per me questo è un breakout che devo tradare per forza. Mi stopperò chiaramente, divergenza chiama, pace lo risponde, mi stoppo sotto 12,20, sopra 12,20 e a target. Di spazio ce n'è. Quindi una delle candidate per oggi è UniCredit. Non dovrei dirvelo visto che non siete miei abbonati, ma tant'è. Chi se ne frega? Questo è Unipol, è sempre long. Questo è Leonardo. Attenzione a Leonardo perché anche qui c'è una forma triangolare, evidentemente in divergenza ribassista, evidentemente sotto zero line. Se il mercato cede, Leonardo schianta al ribasso. Non vi nascondo che sono short, già in guadagno. E poi basta, non è che ci sia molto, molto granché. Molto bella anche la configurazione, confermo Paolo, di Mediobanca. Perché anche in questo caso, un po' come per UniCredit, la divergenza è bella ed è palese, aspettiamo che vada a chiudere sotto 8,60, sono d'accordo con te, e poi andiamo short.
Su Ferragamo non lo seguo molto, ammetto la mia ignoranza, ma visto che lo segnali lo guardiamo. In effetti sta impattando la resistenza dinamica, lo ha già fatto. Qui si poteva entrare, Paolo, onestamente con la tecnica B, cioè non aspettare il breakout di un supporto, ma appoggiarsi sull'evidenza di una resistenza. Quindi la divergenza c'è, la resistenza anche short al touch. Ed era una gran bella operazione. Lo dico subito che io non lavoro su Ferragamo, lavoro solo sulle blue chips, salvo rarissimi casi. Però dal punto di vista pratico, per me questa operazione, Paolo, doveva nascere qua. Tecnica B delle divergenze, quella che ci sarà nel nuovo libro Trading Plan Evolution. E poi c'è Eni, 15222, anche in questo caso confermo, bravo, bravo Max. Anche in questo caso, vedi, io l'ho comprata sul touch del supporto, ipotizzando che il petrolio salisse un po' più allegramente, poi il petrolio non è partito, ho maturato un'idea non rialzista dei mercati e quindi ieri con un modesto più uno l'ho tirata via. Però per il momento è un long, la divergenza c'è, ma se non sfonda il supporto dinamico non c'è da andare short. Evidentemente occhio al petrolio, perché se il petrolio accelera, Eni segue a ruota. Bene, signori, con questo è davvero tutto. Vi ho mandato il link per l'Academy, vi ho mandato un po' di informazioni su quello che penso dei mercati, sperando che possano rivelarsi corrette. Qualcuno mi ha chiesto il video, il nuovo libro, lo sto scrivendo. Non so quando lo finirò, ma lo sto scrivendo. Mi chiedevate il video dell'intervento con Daniele, io lo vedo qui e vedo che qualcuno l'ha già visto. Vi mando il link. Eccolo qua. Mi avevate questo video. Ditemi se funziona. Il video è questo. La seconda puntata con Daniele sarà domani, salvo che per motivi già detti sposto anche quella a venerdì, perché domani pomeriggio probabilmente sarò impegnato in piacevoli dinamiche familiari, molto piacevoli, arrivano dei parenti. Tocca andare a Milano a prendervi, detto da persona normale. Very normal people. Vi aspetto venerdì alle 16 per la seconda puntata dell'Academy Intermediate, in cui parlerò di divergenze, PDT e indicatori. Ricordatevi che per partecipare dovete avere un conto, come dire, minimo di 100 euro, per assurdo. E quindi dal punto di vista pratico chiamate Marco e attivatevi. La puntata di ieri l'ho persa, dove la trovo? Ragazzi, ribadisco all'infinito, la puntata di ieri, se non sbaglio, l'ho caricata su YouTube. Aspettate, sul mio canale, sto diventando matto a gestire tutta sta roba, troppi contenuti. Aspetta Lina che te la passo. Sul mio canale YouTube, se non sbaglio, l'ho messa ieri, prima di andare via. Sì, confermo, eccola qua. Questo è un canale dove ogni tanto carico dei video, non sono iper presente, Sono in grado solo di ascoltare. però vi condivido il video. Bene, signori, buon pomeriggio a tutti. Eccolo qua, Sempre tanti. bella voce che ho, Chiaramente un bellissimo. piacere. Condividi. Puntata dedicata, peraltro, non ai mercati oggi Eccola, eccezionalmente, ma alla. posso chiudere. Condivido anche il video della puntata di ieri dedicata all'Academy che è piaciuta molto e quindi vi invito a guardarla. Vi ho messo una tonnellata e mezzo di link, fatene buon uso. Questo è il mio canale YouTube ufficiale, quindi ogni tanto ci metto su qualcosa. Però ripeto, l'area video di Purple Trading è davvero molto molto completa, il che vi dovrebbe permettere di trovare sempre il materiale che cercate. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo venerdì a questo punto perché c'è una tonnellata di webinar. Avremo il Market Talk la mattina, poi faccio la seconda sull'Academy e poi molto probabilmente facciamo anche la seconda con Daniele perché Garlando che vi parlerà di corretto posizionamento psicologico sul trading e questa volta però riferito proprio ai trading system e alle strategie operative. Grazie ancora, ciao.